Ciao a tutti, in questo tutorial vi spiegherò come poter giocare a Pokémon Go comodamente seduti a casa vostra. Per prima cosa connettiamoci al sito di BlueStacks, il link completo lo trovate nella descrizione. Cliccate su Download Pokémon Go on PC, dopo qualche secondo vi verrà richiesto dove salvare. Scegliete Salva e Download inizierà. Appena finito il download, andate nella cartella dove lo avete scaricato e cliccate sul file. Partirà l'estrazione dell'installer. Seguite le istruzioni che vi saranno mostrate. BlueStacks è installato, non resta che avviarlo. Cliccate sul pulsante di BlueStacks. Verrà aperta l'applicazione. Scegliete dal menu in atto la voce Android. Nel pacchetto che avete appena installato è già compreso sia Pokémon Go che Fake GPS. Per prima cosa selezioniamo la località dove vogliamo andare tramite Fake GPS. Ad esempio, io scelgo di andare al Colosseo. Per confermare la scelta usiamo il pulsante in basso a destra. Nel caso in cui Pokémon Go non riesca a rilevare il GPS, riavviate BlueStacks. Cliccate su Pokémon Go e il gioco partirà. Come potete vedere, vi troverete nella località da voi scelta. Il mouse permetterà di simulare il movimento del dito e il trascinamento. Per muovervi potete usare i tasti W, A, S, D. Il Victreebel è più interessante da catturare. Due punti da fare. Non sono riuscito ad effettuare l'aggiornamento diretto in quanto non veniva riconosciuto il dispositivo. Mi è bastato disinstallare il gioco Pokémon Go e reinstallarlo e ha funzionato tutto come prima. BlueStacks vive grazie alla pubblicità e agli abbonamenti. Se non volete pagare i 2 euro di abbonamento mensile, ogni tanto potrebbe richiedervi di scaricare delle app. Niente di più. Potrete anche disinstallarli in seguito e non siete obbligati a giocarci. Finalmente, dopo tanto, sono riuscito a catturare il nuovo Pokémon. Vi saluto al prossimo tutorial.